Nicola Molteni, che è il capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera per la Lega Nord, Carroccio che oggi manifesta davanti a 40 istituti penitenziari per dire no al decreto svuota carceri. Cosa c'è che non va in questo decreto? Innanzitutto un Carroccio di lotta, un Carroccio che ha lottato, che ha combattuto nelle aule parlamentari alla Camera e al Senato contro gli svuota carceri del governo Letta, è un Carroccio che lotta anche nelle piazze in mezzo ai cittadini per rivendicare la protesta contro questi provvedimenti che rimettono in libertà più di 16.000 criminali, più di 16.000 delinquenti. I dati, non della Lega ma dei ministeri, dicono che ogni secondo in Italia si verifica un furto. Al nord i furti sono aumentati. A Milano del 30%, a Bologna del 29%, a Como del 26%, nonostante il lavoro delle forze dell'ordine, l'incommiabile lavoro delle forze dell'ordine, i reati predatori aumentano e la risposta del governo Letta e del PD del neosegretario Renzi qual è? In 9 mesi 4 svuota carceri, 4 indulti mascherati, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. La Lega è l'unica forza politica che ha lottato, che sta lottando e continueremo a lottare per la sicurezza dei nostri cittadini. Questi decreti, questi svuota carceri sono la resa dello Stato di fronte alla criminalità organizzata e alla criminalità normale presente sui nostri territori. Non possiamo accettarlo, i cittadini vogliono più sicurezza e questa è la risposta della Lega per la sicurezza dei cittadini. I dati che noi abbiamo è che dal 1942 ad oggi sono stati approvati più di 40 indulti, più di 40 amnistie. Il governo Letta, il governicchio Letta-Alfano ha approvato e sta approvando 4 svuota carceri e si pensa che in media più di 16.000 criminali, più di 16.000 delinquenti potranno uscire dalle carceri, mettendo quindi in discussione la sicurezza del territorio. Settimana prossima al Senato ci sarà il disegno di legge sulla messa alla prova, col quale chi commette reati gravissimi come la frode, come le violenze, come lo stalking, come le truffe, non andrà più in carcere ma godrà di benefici particolari. La settimana dopo alla Camera ci sarà il decreto legge svuota carceri che concede sconti e benefici ai criminali. Un esempio, viene introdotto il principio della liberazione anticipata speciale. Ogni 6 mesi un abbuono per buona condotta di 45 giorni che diventano 75. Un anno di pena comporterà 7 mesi di carcere e 5 mesi di libertà. Un'indecenza, una vergogna che solo la Lega sta contrastando. Comunque c'è chi dice che non ci sarebbe questa liberazione automatica, c'è sempre un giudice che deve controllare. Lei come risponde? Sono bugie grandi come una casa, lo dice la Lega, ma settimana scorsa l'hanno detto anche due magistrati che non sono leghisti, autonomi, indipendenti. Il magistrato Ardita ha dichiarato questo provvedimento, questo svuota carceri non è un indulto mascherato, è peggio di un indulto col quale verranno rimessi in libertà i criminali e i mafiosi. Lo dice anche la magistratura, lo dice anche la Lega e questa è la consapevolezza della giustezza delle nostre battaglie politiche. Non arretreremo di un millimetro rispetto alla necessità che chi sbaglia paga e paga interamente la propria pena con il carcere. Lei ha detto che non servono provvedimenti tampone ma riforme strutturali, per esempio costruire nuove carceri, ha ricordato anche 600 milioni che erano stati stanziati dal governo precedente, dal vostro centrodestra. Come si può quindi riformare questo capitolo? Il sovraffollamento delle carceri non è la priorità del Paese. Oggi il nostro Paese ha altre necessità, il lavoro, l'occupazione, il rilancio dell'economia, il rilancio dell'impresa, la disoccupazione giovanile, altre sono le priorità. Il governo Letta in 9 mesi si è occupato solo ed esclusivamente di carcere, peraltro senza risolvere il problema del sovraffollamento. Ogni svuota carcere è la certificazione del fallimento degli svuota carceri precedenti. Non è con le amnistie, non è con i provvedimenti tampone, non è con i provvedimenti occasionali che si risolve il problema delle carceri, ma costruendo nuove carceri o sistemando le carceri esistenti. Continuiamo a chiedere che fine hanno fatto i 600 milioni di euro del piano carceri varato nel 2011 quando la Lega era al governo. Nessuno ci sa dare una risposta e l'altra soluzione lo dice solo la Lega, continuiamo a ripeterlo, nelle carceri
ci sono 23.000 detenuti stranieri, facciamo scontare ai detenuti stranieri la pena nei paesi d'origine attraverso delle convenzioni con gli stati di provenienza dei detenuti. È possibile farlo, il governo non le fa. È molto più facile liberare le carceri, prendere i criminali, rimettere in libertà, che impegnarsi invece per una seria politica carceraria. Ultime due domande: c'è chi dice che questo provvedimento deve essere fatto perché ce lo chiede l'Europa, e poi un particolare del decreto, il braccialetto elettronico che è previsto solo a domicilio. Cosa ne pensa di questi due aspetti? Chi se ne frega dell'Europa? Chi se ne frega dell'Europa che è diventata il cappio al collo dell'economia e del lavoro del nostro territorio? L'Europa dice dovete intervenire, va bene. Si può intervenire in modo diverso. L'Europa non ci dice intervenite con le amnistie, intervenite con gli indulti mascherati. Queste sono le politiche buoniste della sinistra, che ne pagherà ovviamente le conseguenze rispetto ai cittadini onesti e rispetto ai cittadini per bene. Si continua a pensare ai detenuti, non c'è una persona che spende una parola per le vittime dei reati, sole e abbandonate a se stessa. La Lega è l'unica forza politica che dà voce alle vittime. Il braccialetto elettronico, una vergogna tipica del marciume italiano. In questi anni stiamo pagando una convenzione con Telecom, dichiarata illegittima da una sentenza del Consiglio di Stato, con cui noi spendiamo 100 milioni di euro per la funzionalità di 4, al massimo 10 braccialetti elettronici. Ne sono stati acquistati 2.000, ne funzionano solo 14. Finché non avremo la certezza che il braccialetto elettronico garantisce l'individuazione del criminale e quindi garantisce la sicurezza dei cittadini per bene, noi saremo contrari. Per la Lega prima viene la sicurezza, prima viene la tutela delle vittime dei reati e poi tutto il resto. Oggi questa battaglia e questa protesta davanti alle carceri per dire che la Lega è l'unica forza politica contro gli svuotacarceri, contro gli indulti e contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Il governo Letta, il governicchio Letta Alfano deve andare a casa. Il governo che vuole liberare i criminali, più di 16.000 criminali che con gli svuotacarceri verranno rimessi in libertà. Qua c'è un valore, che è il valore della sicurezza, che noi vogliamo difendere, ed è per questo che ringraziamo anche le forze dell'ordine.